Cominciamo lo studio della meccanica newtoniana. La scienza della meccanica come è stata costruita da Newton. La scienza della meccanica è un metodo di prima classe per calcolare come le forze influiscano sul moto dei corpi. Quando io dico un metodo di prima classe, intendo una cosa molto semplice. Corpi piccoli come queste particelle di fumo. O grandi come pianeti, come qui Giove, con una delle sue lune. Guardate quella luna che arriva da sinistra, seguita dalla sua ombra. O moti lenti come lo sbocciare di un fiore. O rapidi come le particelle alfa che lasciano tracce in una camera a nebbia. In tutti questi casi possiamo calcolare quale forza fa cambiare lo stato di moto di un corpo. Volendo essere un po' più pignoli del solito, potremmo voler cominciare con una definizione di forza. Potremmo utilizzare quella data da Newton nei suoi Principia. Egli scrisse: la forza impressa è un'azione esercitata su di un corpo allo scopo di cambiarne lo stato, sia esso di quiete o di movimento uniforme lungo una linea retta. È un'ottima definizione da manuale. Ma certo voi fin dalla prima infanzia avete acquisito delle solide nozioni, buone nozioni intuitive, di ciò che una forza può fare. Talvolta si usano due forze per tirare o piegare una cosa che torna a posto quando la si lascia. Talvolta due forze la piegano finché si spezza. Talvolta una forza accelera un corpo e ne aumenta la velocità. Talvolta una forza accelera un corpo e ne cambia la direzione del moto. Talvolta una forza accelera un corpo e lo frena. Insomma, sto dicendo che le vostre nozioni intuitive sulle forze sono buone quanto quelle di un fisico di professione che abbia avuto sempre a che fare con tali forze. E la ragione è alquanto semplice. Anche voi avete sempre a che fare con queste forze. Però ci sono un paio di punti in cui credo che le vostre nozioni sulle forze differiscano un poco dalle mie. Precisamente, voi pensate che le forze abbiano origine dal contatto fra oggetti. Voi pensate che questa palla da tennis entri in contatto con la racchetta. Che questa sfera per demolizioni butti giù quell'edificio per contatto. Che anche quello che fanno questi giocatori sia un contatto. Voi li considerate come contatti fra due corpi, come nel caso in cui il corpo A spinge il corpo B, e pensate che si tocchino. Ma prima che il corso sia finito, voi scoprirete che la nozione di contatto di corpi che si toccano è in verità molto strana, che in realtà, quando il corpo A spinge il corpo B, c'è spazio vuoto fra di loro. Così possiamo dire che il corpo A è qui e il corpo B è qui e uno spinge sull'altro a distanza. Ma c'è un'altra differenza. Voi probabilmente credete che vi sia un'immensa varietà di forze nella natura. La forza di gravità. La forza di pressione in un gas. Le forze che tengono in aria questo aeroplano. La forza del vento. Le tenui forze della tensione superficiale che tengono insieme questa goccia d'acqua. Le forze magnetiche che fanno andare le macchine dell'industria.
Ma io voglio farvi rilevare che fra tutte queste forze ci sono solo tre tipi fondamentalmente differenti e che ogni forza è una forza o l'altra di questi tre tipi fondamentali. I tipi fondamentali sono i seguenti. Dunque, primo, la forza di gravità. Secondo, le forze elettriche. Terzo, ma non meno importante, le forze che si hanno nel nucleo atomico, chiamate forze nucleari. Certamente queste forze differiscono fra loro in moltissimi modi, ma c'è una cosa che hanno in comune, e cioè che tutte quante dipendono dalla distanza fra i corpi sui quali agiscono. Ora studiamo in primo luogo la prima forza, la forza di gravità. È una forza potente, e tutti voi pensate che deve essere enorme. Dopotutto tiene insieme l'universo e fa girare la Terra sulla sua orbita. Ma come sarà la forza di gravità fra due oggetti ordinari? Per vederlo basta fare un esperimento. Fra poco lo faremo. Prima di passare al vero apparato, vediamo un po' con cosa lavoreremo. Ecco due bottiglie d'acqua e un'asta di legno. L'asta è sospesa per mezzo di un nastro magnetico. Voi tutti saprete che un pendolo di torsione è lo strumento più sensibile che il fisico abbia. In questo, in particolare, è sufficiente soffiare da un lato ed esso parte. Ora diamo un'occhiata all'apparato che adopereremo. Ci siamo portati in un garage per sfuggire alla confusione dello studio di ripresa. Vogliamo ripetere un esperimento eseguito da Cavendish più di 100 anni fa. Noi cercheremo di misurare la forza di gravità fra una scatola di sabbia e una bottiglia d'acqua. Anche voi potete ripetere l'esperimento se volete. Non è molto difficile. Noi, invece di usare una sola bottiglia, usiamo due bottiglie d'acqua e due scatole di sabbia. Le due bottiglie d'acqua sono appese ad un'asta. Eccola qui. L'asta, a sua volta, è sospesa per mezzo di un nastro magnetico. Un sottile nastro magnetico che arriva fin quasi al soffitto. Il periodo di oscillazione di questo pendolo di torsione è assai lungo, circa 12 minuti. Sicché sarà necessario accelerare le oscillazioni cinematograficamente, circa 60 volte più veloci della realtà. Al fine di mostrare l'angolo di torsione del pendolo, c'è questo specchio assicurato ad un'asta. Un fascio luminoso riflesso dallo specchio riproduce sul muro le oscillazioni. Il periodo del pendolo è in realtà 12 minuti, ma voi lo vedete in 12 secondi. Confrontate la lancetta dei minuti dell'orologio. Adesso segno il centro dell'oscillazione, così. Ora ci apprestiamo a sistemare le scatole di sabbia in modo che esercitino la loro forza sulle bottiglie. Bene, osserviamo l'attrazione della sabbia sulle bottiglie. Sta oscillando. E il centro delle oscillazioni è spostato da una parte. Segno questo nuovo centro.
Adesso, invece di riportare le scatole dove erano al principio, le passerò dall'altra parte, in modo che spostino il pendolo nel senso contrario. Avrò un effetto due volte maggiore. Si muove. Ora oscilla dall'altra parte. Così avete visto l'effetto della forza di gravità che agisce fra corpi relativamente piccoli. Il problema è questo. È grande questa forza? Sapete che non ci vuole molto a torcere un pezzo di nastro magnetico, specie se è lungo dal pavimento al soffitto. Pure si pensa di solito che la gravità sia una forza notevole. Ricordate però che la massa della Terra che vi tira in giù è parecchio più grande della massa di quella sabbia. Notate un'altra cosa. Notate che il vetro e la rete di schermo non hanno effetto, ma la rete c'è per una ragione. Guardate questo esperimento. Se carico questa bacchetta di plexiglass strofinandola sulla manica, ci sollevo un pezzo di carta facilmente. Vediamo ora se la carica che esiste sulla bacchetta ha qualche effetto sulla bottiglia. Per niente. La reticella scherma il pendolo. Ma vediamo cosa accade ora. Se io delicatamente, con molta attenzione, tolgo la rete e accosto la bacchetta carica. La bottiglia si muove bruscamente. Guardate. La forza elettrica è enorme in confronto a quella gravitazionale. Ma ora torniamo nell'aula ad occuparci un po' delle forze elettriche. Avete visto che la bacchetta elettrizzata attraeva la bottiglia proprio come ora attrae questa pallina da ping pong. Ma ci sono differenze. Ho il modo di scaricarla. Cosa che non si può fare con la gravità. Una cosa ancora. La forza dipende dalla distanza. Guardate, più la avvicino e più la attira. E ancora, se la bacchetta tocca la pallina, poi la respinge, mentre non vedrete mai la gravità respingere. Un altro particolare. La forza elettrica agisce su ogni cosa. Ecco un paio di esempi. Proviamo ancora. E ora proviamo con un oggetto un po' insolito, un pezzo di ghiaccio secco. Come la forza di gravità, le forze elettriche agiscono anche nel vuoto. Ora vedrete. Questo è un apparecchio che dovreste aver visto nel film sulla pressione della luce. Ricorderete che nell'apparecchio c'è una fogliolina di alluminio sospesa a una fibra di quarzo in un recipiente dove è stato fatto un vuoto quasi perfetto. Ma questa è la sua prima versione, quando ancora non ci eravamo accorti del fatto che dovevamo schermarlo con molta cura dalle forze elettrostatiche. Vediamo che effetto ha la forza elettrostatica. Guardate. Come vedete, la forza elettrica spinge anche attraverso il vetro e il vuoto. Diamo un'occhiata a questo tubo qui.
È un tubo familiare, quello a raggi catodici. Ogni sera vi porta le immagini della televisione. C'è una corrente di elettroni che parte da qui, dal cannone, e arriva sulla faccia del tubo. Questo è un modello antiquato. Sapete perché? I fabbricanti non si erano ancora resi conto che dovevano schermarlo. Dovevano schermare la corrente di elettroni dalle forze elettriche esterne, proprio come noi abbiamo fatto nell'esperimento di Cavendish e come in quello sulla pressione della luce. Ma facciamo una prova e vediamo che cosa accade. Se accosto una bacchetta carica, la macchia luminosa si abbassa. Ciò significa che gli elettroni vengono spinti in giù e colpiscono la faccia del tubo più in basso. Abbiamo quasi dimenticato le forze magnetiche. Ho detto quasi. Ecco un magnete. Ora lo collochiamo al di sopra del fascio di elettroni. Ecco qui. Osservate che quando io abbasso il magnete, la macchia si sposta lateralmente. E se lo abbasso rovesciato, la macchia si sposta ancora di lato, ma verso di me stavolta. Invece, con la bacchetta elettrizzata, quando la abbasso, la macchia si sposta in giù. Voi imparerete, più avanti nel corso, che la forza magnetica dipende dal moto delle cariche elettriche e non solo dalla carica. C'è una cosa ancora. Quando il magnete è lontano, la forza è piccola. Portandolo più vicino, la forza è grande. Per riassumere, consideriamo queste due mele. La forza gravitazionale fra di loro a grande distanza è minima. Se le metto vicine, la forza gravitazionale è ancora tutt'altro che notevole. E la ragione di ciò è semplice. Le due mele non sono tanto grandi come la Terra per produrre una grande forza gravitazionale. Quando le due mele sono a contatto, quando le mele si toccano, allora gli atomi di questa mela sono molto vicini agli atomi di quest'altra, a pochi diametri atomici di distanza. A distanze così piccole le forze elettriche sono enormi e se tentiamo di schiacciarle ancora di più, le forze elettriche aumentano assai rapidamente. Ed è questo che noi chiamavamo contatto qualche minuto fa. Dicendo che il contatto era una nozione strana, intendevo semplicemente che si pensa che due oggetti si tocchino, mentre in realtà è solo che le forze elettriche aumentano molto rapidamente quando si cerca di portare i due oggetti sempre più vicini fra loro. Finora non ho detto molto sulle forze nucleari e non intendo dirne molto di più adesso, tranne questo. Immaginate che queste due mele rappresentino due atomi. Quando i due atomi sono molto vicini, come lo sono ora, allora i nuclei che stanno dentro gli atomi, sono lì dove sono i semi delle mele, i nuclei, dicevamo, sono ancora distanti, sicché in queste condizioni le forze nucleari sono minime, perché per loro i nuclei sono troppo lontani. Li separano infatti gli elettroni che li circondano e che occupano il grosso del volume dell'atomo. In certe condizioni, tuttavia, si ha che i nuclei si avvicinano l'uno all'altro o che le particelle nucleari si avvicinano. Allora, in queste condizioni, le forze sono chiaramente molto grandi. E quando dico molto grandi, potrebbe sembrarvi ragionevole far finire il film qui. Dopotutto abbiamo parlato di tutta la fisica, di tutta la chimica, forse anche di tutte le altre scienze, o almeno delle forze che sono alla loro base. Ma c'è ancora un'altra cosa. Uno scienziato di professione comincia sempre lo studio di una cosa complicata studiandone prima una più semplice. E così faremo noi. Prendiamo un caso semplice. Vi sembrerà ovvio, forse, ma guardiamolo da vicino. Questi sono due corpi e io li faccio urtare. Il corpo A urta il corpo B.
Ma questo è già troppo complicato. Ci sono due corpi e due moti da studiare. Allora blocchiamone uno. Così. E ripetiamo l'urto. Dovremo studiare il moto di uno solo. Ma voglio fare un altro passo. Voglio nascondere questo corpo. Nascondo la sorgente della forza. Per studiare il comportamento di questo corpo sotto l'azione di una forza. È così che cominceremo lo studio della meccanica newtoniana, proprio in questo modo.